il dottor Salvatore Scotto di Santolo. Buonasera a tutti. Questa, diciamo, questa cavalcata che è iniziata qualche mese fa è avvenuta tutto in ritardo, pure l'inizio della festa. Purtroppo sono stato diciamo così impegnato in questo incontro, c'è il prefetto e quindi non potevo assolutamente anticipare il rientro a Monte di Procida. Io vi ringrazio per se ci avete aspettato, se mi avete aspettato per festeggiare tutti quanti insieme. Sapete perché, diciamo così, abbiamo procrastinato questo momento di vento? Abbiamo voluto, diciamo così, aspettare un po' di più prima di fare questa festa. L'abbiamo fatta qui a Casa Vecchia, dove è il, diciamo così, il mio quartiere, dove è stato possibile fare questa manifestazione. Che dirvi, io sono contento, no, votateci, no. già fatto. Devo ringraziare in modo particolare il quartiere di Casavecchie, che dalle urne ci ha sostenuto e impregnato in modo diciamo così molto concreto. Mercoledì ci sarà il nostro primo consiglio comunale, sarà comunicata la giunta, inizieremo a lavorare, stiamo già lavorando, diciamo così, abbiamo iniziato il giorno dopo perché il commissario rapidamente mi ha dato le consegne il lunedì sera stesso, quindi da martedì il giorno dopo siamo diventati operativi. Che dire, abbiamo fatto la cosa più facile, adesso faremo una cosa più difficile, che è quella di governare questo paese, sperando di non essere diciamo così, o per meglio dire sperando di essere con le aspettative dei cittadini, di non tradire la fiducia, le aspettative. Non lo so, io sono da una parte tranquillo, tranquillamente, diciamo, occupato, più che preoccupato, occupato all'attività del paese, e spero di dare tutte le risposte che voi volete, di rispondere ai vostri bisogni. Questo è quanto mi sento dire. Ma questo è certo. Allora, noi abbiamo organizzato questa festa, come hai detto tu, diciamo un po' così, perché ci sono anche tante persone che ci vogliono salutare, che sono venuti qui stasera per salutarci veramente dopo questa cavalcata che è stata la campagna elettorale. Ringraziamo non solo i presenti, quelli non presenti, ringraziamo i Montesi d'America, tutte le persone che ci hanno supportato in questo cammino. E volevo sapere se c'erano qui con me, vicino a me, sul palco, che possono salire, i nostri ospiti. Se mi date conferma. Se sono rimasti, se ce l'hanno fatta ad aspettare. No, ci hanno già salutato? Ci hanno salutato? Sì. Ah, ok, va bene, sì. Va bene, allora no. Alcuni sì. Alcuni sì, va bene. Sì, quindi invece chiamiamo con me, con noi, sul palco, che cioè, di solito sono solo io sul palco. Anche i consiglieri, tutti i consiglieri della lista ora Monte di Procida, che vedo sparsi, così salutiamo tutti quanti.
ma volevo sapere, giusto per Amato e Maranda di Via, mi dispiace, erano venuti il presidente del consiglio del comune di Napoli e un rappresentante della regione Campania, il dottore Marciano, Antonio Marciano e Vincenzo Amato, che purtroppo sono andati via perché si è fatto tardi. Mi dispiace per loro. Abbiamo avuto purtroppo modo non potevo fare a meno di rimanere lì con il prefetto. Detto questo, qui ci sono i nostri consiglieri, i nostri candidati, tutti quelli che hanno partecipato alla nostra campagna elettorale, alla nostra cavalcata, ma soprattutto posso dire ci siete voi dall'altra parte che ci avete sostenuto e ci avete riconosciuto questo primato. Che dire, Giussi, che devo dire più? No, niente, che dobbiamo dire più? Abbiamo ringraziato. Noi in realtà mentre aspettavamo il sindaco abbiamo anche già iniziato un po' a mangiare, voglio dire. A avete fatto bene, avete fatto bene. Quindi non è che proprio abbiamo aspettato. Io, diciamo così, romperei le righe e entrerei tra la folla per salutare proprio singolarmente ognuno di loro. Facciamo un brindisi, così tutti ci vedono, sì. Perché lo spirito di questa sera è quello di dire abbiamo iniziato insieme, vogliamo continuare insieme con una amministrazione nuova, quella che si affaccia oggi con Monte di Procida, insieme all'aiuto di tutti per un'amministrazione partecipata. Quindi grazie veramente di averci sostenuto e di stare con noi prima, durante e dopo. E dopo, vabbè, facciamo questo brindisi allora. Sì. Abbiamo qualche bottiglia, no? Qualche, sì. Ne prendiamo una. Anche perché ci sono molte cose da festeggiare questa sera, quindi... Una in particolare. Allora, oggi è San Giovanni. Quindi auguri a tutte auguri le persone che portano questo nome. Auguri, aspetta un attimo, devo chiamare un altro festeggiato, questo me lo dovete concedere. Nicola, vieni. Nicola compie 50 anni, quindi è doveroso festeggiare anche te. Siamo andati in ordine di importanza, prima abbiamo presentato il nuovo sindaco, poi San Giovanni e poi Nicola Mancino, il vero festeggiato di stasera. Paga tutto lui! Allora, chi ci... Arrivano. Allora, chi... Aspetta. Il bicchiere. Attivo. Vediamo. Vai, Nicola. Auguri e grazie, grazie!